compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento e urla la bufera. Il 14 agosto 1944, tre giovani appartenenti ai gruppi di azione patriottica, Mario Capelli, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani, furono arrestati a Rimini dai nazifascisti. Seppur torturati, si rifiutarono di rivelare i nomi dei compagni. Furono giustiziati due giorni dopo. Attacchi nuovo, 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 attacchi nuovo.
sembra mica tanto. Ce l'hai fatto? Ho avuto un sogno orribile. Mi hai sognato? Ma visto il libro del cavolo. Ma già lo da starsi. Carissimi genitori, vengo a voi in un momento di grande sciagura e perché ritroviate in voi tutta la fede ed il coraggio che essa può darvi, di non disperarvi, di non piangere, di non rimproverare nessuno, perché io stesso attraverso la mia fede a tutti ho perdonato, ma mi è di conforto estremo il vostro perdono. È un colpo fatale, tra poco sarò fucilato, ma sono purificato come prima, la mia fede e la mia coscienza mi hanno dato la forza di vivere ed ora mi danno la forza di morire con estrema tranquillità. Carissimi, vorrei che anche voi, attraverso la vostra fede, perdoniate coloro che mi hanno condotto alla morte. Vostro Mario. Una mattina mi sto svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella.